Allora, ricordami perché non è andata tra noi. Per la geografia. Tante persone vivono in due città. Io no, e neanche tu. E per il tempismo. Vi eravate lasciati. Temporaneamente. Teoricamente, come ti pare, io... Siamo tornati insieme. Dopo essere stati insieme davvero per tanto tempo. Tu sei arrivato dopo. Quindi stai con lui perché è arrivato prima? Certo. E perché lo amo. E amo anche te, e amo poterti dire la verità. E amo la fedeltà e la lealtà e tutte quelle cazzate lì, per finora. E questo? Questo. Non so se questo sarebbe quello che è da solo. Insomma, questo è quello che è soltanto perché è una cosa fra me, il mio matrimonio con Michael, te e... tutte le tue cose. Andy, ho niente da bere? Che sono le mie cose? Niente che io voglia criticare. Solo che... so che se ci avessimo provato, avremmo perso tutto. Credo che sia ancora così intenso, perché non l'abbiamo consumato. Stavamo giusto arrivando a capire di non essere fatti l'uno per l'altra. Tu non hai voluto. No. No. Sono venuta a Parigi per 2 mesi. Ce l'hai con me per questo? No, non ce l'ho per niente con te io. Stavo finendo il libro. Ero troppo stanco per capire il significato della tua presenza lì. Beh, il significato era voler passare del tempo con me. Senti, no, non importa. No, 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 importa a me. Perché sono io che devo vederti qui. Sono io che devo guardarmi intorno a casa di Andy per vedere quelle foto di te in questa vita. Che c'è? Ti sono servito per essere sicura di Michael? No. No, non funziona così. Io credo... Magari non ho mai voluto che questo cambiasse. Tutto... tutto cambia, ma questo non è ancora cambiato. Non per me. Non è diminuito. Io ti ho visto stamattina e nel cuore di tante notti in cui non riesco a dormire, ripenso ancora a te.